Amici, un cordiale saluto da Marco Fedeli, questa è Robin Hood, questa è L-Radio 88.1 della modulazione di frequenza, una trasmissione che volevamo iniziare in modo diverso, ma è diventato, vorremmo dire, imprescindibile ormai ritornare su questi due o tre temi che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando la cronaca di queste ore, di queste giornate. E intanto al Senato si continuano a votare gli articoli, in qualche caso abbiamo visto che la maggioranza, che è 161, voglio ricordarvelo, dei senatori è scesa a 160. Mi viene da chiedere che cosa sarebbe successo se i senatori fossero stati messi in condizione di poter votare normalmente, con i voti segreti, senza la costrizione. Tra le altre cose, è chiaro che tra qualche minuto torneremo anche sulla vicenda, una brutta vicenda, permettetemi di dirlo, di Barani, del senatore Barani e del senatore Danna. Credo che il Senato si stia avvicinando così a diventare una stregua di osteria, cioè non ne abbiamo viste di cotte e di crudo, non salviamo nessuno, abbiamo visto i cappi d'impiccati, abbiamo visto lo champagne quando cadde il governo Prodi che inondò tutti i parlamentari in aula, abbiamo visto veramente di tutto, però offendere le donne come è stato fatto ieri, perché poi di questo si tratta, di offese vere e proprie, sessismo, cose di questo genere, ci possono stare le parolacce. Diceva una senatrice dei 5 Stelle, mi pare fosse la Taverna se non ricordo male, che rivendica con orgoglio la sua provenienza dal Quarticciolo, per chi non lo sa, quindi un quartiere di Roma dove evidentemente si è scaltri, si va per la maggiore, tanto per intenderci. Paola Taverna diceva siamo stati accusati di dire le parolacce, tutte queste cose qua, poi però alla fine succedono le cose che abbiamo visto. E parliamoci chiare, le abbiamo viste tutti, perché sono state rimandate decine e decine di volte. Una cosa non è stata fatta e noi stiamo studiando con la redazione se magari ci torneremo su, perché io oggi ho delle interviste da fare, peraltro c'è una persona che mi sta ascoltando a cui vogliamo dedicare una canzone di un cantante peraltro apprezzatissimo del genere melodico italiano, parlo di Massimo Ranieri, la canzone che manderemo tra qualche istante, 20 anni, credo una delle più belle non solo di Massimo Ranieri ma dell'intero repertorio musicale italiano. Dicevo, abbiamo delle interviste, ma stiamo studiando anche la possibilità di ritornare su uno dei temi importanti di cui ho citato poco fa, perché l'altro è evidentemente quello di Papa Francesco, la questione del coming out, bisogna dire come dicono quelli bravi, coming out, ma quale coming out? Ma si chiama confessione, si chiama venire fuori, coming out, venire fuori. Ora vorrei sapere perché continuiamo ad intestardirci con questo esterofilismo che non capisco per quale motivo deve essere inserito anche a forza nella Treccani, tanto per intenderci, coming out. Confessione, poi c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro modo, e magari tutti quelli con il mezzo sigaro, l'occhialetto trasparente, evidentemente la pensano in un certo modo. Noi la pensiamo in un modo semplice semplice, che sta questione non ci è piaciuta per niente, che un prete, prima di fare tutti i discorsi che fa, deve ricordarsi che ha fatto voto di celibato e di castità nel celibato. Quindi io, tutte le cose che abbiamo visto con il monsignore polacco che presenta la fidanzata, il fidanzato, scusate, qualche magari appartenente al mondo gay potrà risentirsi di quello che sto dicendo, ma credo di interpretare il senso del 90% degli italiani e delle persone di buon senso. Io vorrei proprio farvi capire a questo punto che cosa ci aspettiamo, che ogni sacerdote che incontriamo, ah buongiorno Don Giovanni, come va, sta bene? Ah, io bene caro Fedeli, anzi caro Robin Hood, ti presento mia moglie, ti presento la mia amica, ti presento la mia compagna, cioè, ma di che stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma io neanche ti dico il cognome, perché ti devo fare la pubblicità? Ufficiale della dottrina della fede, docente all'università gregoriana, cioè
Ma non hai rappresentato il tuo ministero con la tua salivella sul labbro sinistro mentre parli. Io credo che veramente c'è anche una questione di gusto, e di questo credo che noi siamo quelli che parlano di queste cose quando tutti non ne parlano più, magari una settimana dopo. E non è escluso che su questa faccenda ci torneremo anche con qualche testimonianza. Ma vi rendete conto, faccio pubblicità alla 7, ho sentito un tal Don Gino che all'aria che tira addirittura diceva, che merita di essere citata la trasmissione, diceva che bisogna anche comprendere, capire, essere solidali anche nei confronti della pedofilia, perché i bambini hanno un senso istintivo di avvicinamento che è come un amore al sacerdote. Ma stiamo scherzando? La Di Girolamo ha detto: con queste, se sento queste cose do di matto, mi fermo qui perché altrimenti mi denunciano. Ma io posso dire, ho scambiato due parole con mia moglie di questa faccenda e molto semplicemente mi ha risposto: ma allora a questo punto anche il cagnolino che ti viene lì, che si farebbe uccidere per il padrone, ci fate caso quando lo accarezzate che comincia a scodinzolare, a rintorcinarsi, la coda sbatte quasi sul muso? E ho capito, allora quell'amore, siccome amore, facciamo l'amore pure col cagnolino a questo punto. Beh, cioè ragazzi, ma di che stiamo parlando veramente? Si sta perdendo il lume della ragione. Io penso che ci sarà questo sinodo che ci sta celebrando, importante, che credo rimetterà l'accento su alcune questioni importanti. Dopodiché, ripeto, oggi il tema dominante era quella brutta vicenda che si è scatenata al Senato. La prima delle ospiti che arriverà tra una manciata di secondi è la onorevole Laura Puppato, però prima di passare, già la stanno chiamando al telefono, io direi di fare quello che ho promesso, questa dedica 20 anni, Massimo Ranieri. La dedica va ad un amico che ci sta ascoltando. Ciao Bruno! Come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Amore biondo e mio, con l'orgoglio dei 20 anni, e anzi ma vi dissi addio. E me ne andai verso il destino con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche. Torniamo in diretta, togliamo proprio una manciata di secondi perché abbiamo già l'ospite in linea. Noi non facciamo mai le dediche, evidentemente, salvo in puntate eccezionali, ma questa era una dedica importante per una persona che stava ascoltando, per una persona importante. Abbiamo già in linea la onorevole Laura Puppato, che salutiamo. Benvenuta in trasmissione, onorevole.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Io spero di avere, lo so che lei sta lavorando in commissione, peraltro sta lavorando su qualcosa che penso la settimana prossima, noi siamo quelli che ci riflettiamo sempre a mente fredda, sarà interessante riaffrontare con molti contributi e lei se sta in questa commissione, parliamo di Volkswagen, amici radioascoltatori. Sì, stiamo parlando di questo in commissione, infatti. Purtroppo non era neanche finita l'audizione. Ma... Ah, Madonna, sbrighiamoci allora a questo punto. Io guardi, vorrei anche non farle la domanda nella prefazione che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. Abbiamo detto che siamo un po' rimasti basiti, abbiamo definito ormai il Parlamento sta diventando una sorta di osteria, non ce ne vogliano tutti i senatori che fanno questo lavoro con cuore, con dedizione, con grande responsabilità, ma ci sono delle persone veramente che sono state mandate a fare e demandate, unti del Signore, li definisco io, che veramente non sanno dove il buon ton abita, dove è di casa. Non gliela faccio la domanda, lei ha capito di che parlo, insomma, e di chi parlo. Laura Puppato, mi affido a lei. C'è poco da dire, come diceva lei, si rimane basiti, voglio dire, non alcune scene io non le ho viste neanche in osteria, insomma, quindi stiamo, non solo c'è una incapacità di comprendere che un'istituzione si svilisce soprattutto così, anche così, con atteggiamenti, con una modalità espressiva, ripeto, che è bella questa pesante. Modalità espressiva mi è piaciuto, oserei aggiungere anche con la mimica. Sì, quindi, mimica, modalità espressiva, insulti, con un dileggio che adesso io non sono un educando, però siamo veramente fuori dal mondo e quindi inaccettabile, perché poi di fronte a questo, al di là dei rimproveri naturalmente del Presidente del Senato, al di là del fatto che molto facilmente questi atteggiamenti, queste continue alzare il tono, provocare, alzare il tono, finiscono poi per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, anche certo. Magari tra coloro che non sono poi così pacati, no? Che non hanno magari una mentalità così, insomma, così un modo anche di comprendere le cose che insomma gli permette di evitarsi, coinvolgere. Finiamo in realtà per diventare così spettatori, ecco, nostro malgrado, di un degrado che non rende onestamente merito a nulla, certo. A nessuno, perché poi anche le ragioni, anche se ci possono, lo dico con qualche persino con qualche difficoltà, ecco, se ci sono anche delle ragioni, io insomma cerco di essere una persona molto obiettiva, nonostante ovviamente io voglia far parte della maggioranza di un gruppo politico, però se sono molto obiettiva, se anche ci sono delle ragioni, qualche ragione, è proprio quel modo di esprimerla, la propria ragione, che li porta dalla parte del torto, che impedisce qualsiasi dibattito e dialogo vero, costruttivo, che si fondi però, su Laura, delle onorevole, ragioni, però dei onorevole valori, Puppato, ma di che cosa? Però lì il dibattito viene onorevole Puppato, mi perdoni, però lì il dibattito viene meno, cioè io mi sarei aspettato che venisse comminata una pena almeno di 10 giorni, non, cioè io ho visto con i miei occhi Danna fare dei gesti e mimare un gesto con le mani aperte come quando si recita il padre in chiesa, con le mani che vanno verso il basso, verso il cavallo dei pantaloni, ma più volte indicando con il dito indice verso qualcuno, cioè, e lui dice che l'ha indicata perché lei a sua volta stava facendo lo stesso gesto. Noi veramente siamo a un livello, come le dico. Noi, io purtroppo non me ne ero resa conto, perché poi insomma il problema che nasce è questo: quando una persona parla, no, e un senatore parla, di norma guardi lui o lei o chi che sia e ascolti, no? Sì. Tra l'altro appunto il nostro è soprattutto un ascolto più che una visione, perché poi magari nel frattempo che ne so, stai chino con gli occhi a guardare. Non c'è dubbio. Quello che ti hanno scritto, piuttosto che, quindi fai un po' questa doppia funzione, che da una parte di ascolto e dall'altra magari stai anche a guardare che cosa guardi. Le posso quindi dire una cosa, onorevole Puppato? Magari guardi gli emendamenti. No, questo è tutto chiaro. Abbiamo fatto una cosa, non so se poi domani lo manderemo, perché devo prima consigliarmi a livello legale. Guardi, le dico, onorevole Puppato, perché noi, avendo in redazione un amico, diciamo, sordomuto, posso dirlo, insomma, se non è. Sì, certo. Legge il labiale.
Quindi noi praticamente abbiamo fatto rivedere tutti gli spezzoni che sono andati in onda su tutti i canali nazionali e non, sì, e abbiamo di tutto, abbiamo non so, per esempio Verdini che parla con il senatore Aracri, abbiamo il ministro Boschi che risponde a qualcuno girandosi verso sinistra e dicendo delle cose. Bene, noi siamo in grado di dire che cosa dicono le persone, perché c'è chi ha... Ma no, ma la cosa bella è che adesso capisco perché i giocatori quando parlano si mettono la mano davanti la bocca, perché probabilmente i giocatori già lo sanno che lì pescano con labiale. Noi l'abbiamo applicata al Parlamento. Credo che dopo questa battuta che fa Robin Hood nella sua trasmissione, adesso vedremo i senatori o parlamentari in aula che quando parlano l'uno con l'altro si mettono la mano davanti alla bocca. Se, potremmo dire che abbiamo lanciato noi questa esigenza. Comunque io devo dire una cosa, intanto grazie perché lei era in commissione e le ho portato via qualche minuto prezioso al suo lavoro. Dopo ci racconterà che cosa avete deciso delle macchine tra virgolette così belle tedesche, che sono tutti bravissimi quelli tedeschi, no? Ecco, allora, dopodiché devo dire che insieme a lei c'è tanti e di tutte le partite. Oggi avremo solo donne, perché la Puppato, la Santanchè, la Blundo, la Ferranti, sentiremo che cosa ha detto la Taverna, lo stesso Barani, Castaldi, la Lezzi, Erika, tutti i partiti, la Lega, il PD, tanti del PD devo dire, la vicepresidente Fedeli, tra le altre cose un caso di omonimia, il conduttore ha un'omonima vicepresidente del Senato, manco lo sapevo. Bene, quindi io per adesso che devo dirle? Grazie onorevole Puppato, perché è sempre presente in questa trasmissione, magari esce dalla commissione e ci viene a dare una mano. Allora io direi di grazie onorevole Puppato, direi di andare avanti. Io vorrei sentire alcuni momenti scatenanti, no? Abbiamo per esempio quando si è arrabbiata Paola Taverna, mi piace perché Paola Taverna è quella del quarticciolo, ma è proprio sanguigna, di quelle che non te le manda a dire. Sono 30 secondi di intervento che seguono i 22 secondi che poi manderemo tra breve di Barbara Lezzi. Vediamo se arriva prima la Taverna. Bene, allora 30 secondi, sentite un po' la verve, l'enfasi, il pathos e la passione di questa senatrice del quarticciolo. Mai allora. Barani, ma che gesto ha fatto? Presidente, mi vergogno a mimarlo, ma lo ha fatto in maniera anche a mo' di gratificazione, rimimandolo con il senatore Verdini che è accanto, forse perché gli è proprio all'uno e all'altro considerare in quella maniera le donne. E a fare, io non so se posso, è così. Senatrice, richiamo all'ordine, senatore Barani. Senatrice Lezzi, abbiamo compreso qual è la vostra... Siamo d'accordo, possiamo essere anche... Ma non sa nessuno che gesto ha fatto qui. Avete sentito? Due paroline, porco maiale, penso che si capiscono abbastanza bene senza bisogno dell'uso del labiale. Quindi perché si è scatenata l'esponente del quarticciolo, la senatrice Paola Taverna? Mi piace ricordare il quarticciolo perché, sai, vi ricordate qualche film, il gobbo del quarticciolo, queste cose? Il quarticciolo è una di quelle zone dove se non fai il bravo ragazzo ti fanno diventare bravo per forza, tanto per intenderci. Sentiamo un po' che cosa diceva Barbara Lezzi, che era un po' l'oggetto, è quella senatrice bionda, gli si vede anche un po' di ricrescita, non vorrei a questo punto coglierla in flagranza, in flagrante, diciamo, esigenza di parrucchiere, però in questi 22 secondi si sente tutto il suo diciamo rammarico per quello che aveva visto fare al senatore Barani e poi dopo puntini puntini. Prego, Antonio. Il gesto volgare e scurrile l'ho ricevuto io, sono solo io a poter concedere o no l'accettazione delle scuse da parte del senatore Barani. Ora noi sono giorni che veniamo redarguiti perché siamo
siamo maleducati, perché gridiamo, ora siamo anche tacciati di omofobia, perché denunciamo un 57enne che prende la baby pensione e ora siamo stufi. Noi anche siamo istituzioni, noi anche siamo stati mandati qui dai cittadini con il libero voto e abbiamo diritto al rispetto. E quando qualcuno di noi chiede di parlare, dal momento che qui parlano cani e porci, parliamo anche noi, parliamo anche noi. Ora il senatore Barani ha detto che noi abbiamo mal interpretato, non ha chiesto scusa. Scusate la franchezza, ma dico, a parlare chiaro si va in questo modo, eh? È una puntata. Immaginate se noi avessimo già guarnito queste battute con questo piccolo scoop che abbiamo realizzato noi, con l'idea che abbiamo avuto in redazione di leggere le altre parole, perché a questo punto, ministro Boschi, lei ha detto anche delle cose riferite a qualcuno, però in aula poi non ha detto niente. Dopo che noi abbiamo letto sulle sue labbra quello che lei ha detto, vabbè, è un'altra storia. Devo dire una cosa, va sottolineata la gestione della vicenda, il comportamento nei confronti di questi due senatori, Barani e Danna, da tutto il Parlamento, da tutte le forze politiche, perché abbiamo sentito i 5 Stelle, ma possiamo sentire anche, se volete, Maria Cecilia Guerra, che è del PD, quindi... Ascoltiamo Guerra, 20 secondi, tanto ci vuole poco. Già spesso si scade nel dibattito in quest'aula, ma non è possibile accettare un gesto di questo tipo. Ora, ci sono testimoni e testimoni, penso che la Presidenza quantomeno debba capire se sulla base delle registrazioni video questo gesto è documentabile. Per me, secondo me, sarebbe quantomeno necessario che il senatore responsabile di questo quantomeno equivoco, ma dubito che sia tale, chiedesse scusa se anche lontanamente il suo gesto è stato mal interpretato, per staccarsi da un gesto che è offensivo per tutte le donne qua presenti e per tutte le donne del paese e del mondo. Bene, questa era la Guerra. Peraltro avete sentito gli applausi che sottolineavano l'intervento di Maria Cecilia Guerra, perché è del PD, un esponente della maggioranza, ma potrei dirvi dopo, che insomma ve li facciamo ascoltare un po' tutti, perché questa trasmissione diventa anomala, perché abbiamo sommato tutti gli interventi di Erika Stefani della Lega, abbiamo sentito la Guerra, abbiamo sentito 5 Stelle, sentiremo Cinzia Bonfrisco di Conservatori e Riformisti, sentiremo Valeria Fedeli, la omonima di Robin Hood. Tutti interventi di 20-30 secondi che evidentemente la gente ormai non è più appassionata, chi non compra il giornale, ormai sono pochi quelli che comprano i giornali. Beh, a questo punto devo dire che il martedì e il giovedì voi accendete la radio, vi posizionate sull'88.100 della modulazione di frequenza e avete una informazione a tutto tondo. Devo dire, ripeto, la cosa pregnante è il fatto che tutte le esponenti politiche, tutte, hanno, come dire, hanno concorso a voler dare un contributo di qualsiasi partito, e questo è stato veramente un gesto di grande civiltà che abbiamo apprezzato nella visione, diciamo, delle varie immagini che abbiamo visto ieri posizionate su tutti i canali nazionali. Abbiamo già pronto un altro ospite, e proprio a riprova di quello che vi stiamo dicendo adesso c'è un esponente di Forza Italia, la onorevole Daniela Santanchè. Benvenuta in trasmissione, onorevole Santanchè. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, all'inizio abbiamo dato un piccolo scupino, cioè un proprio piccolo, perché abbiamo fatto un giochino per cui i giocatori del calcio si mettono la mano davanti alla bocca adesso quando parlano in campo, perché noi abbiamo fatto leggere a un nostro amico sordomuto
tutti i labiali che si potevano cogliere, quindi non solo gli interventi al microfono, ma tutte le cose che sono state dette intorno alla sarabanda che si è scatenata in aula. Allora, intanto, amici radioascoltatori, la Daniela Santacchè mi ha detto: caro Fedeli, o ti chiamo Robin Hood, come ti pare, non è una cosa che mi appassiona, qui è proprio che scadere nel trash. Però, no, mi appassiona da un altro punto di vista, è quello che voglio andare a cogliere. Cioè, detto che hanno sbagliato queste persone a avere questo tipo di comportamento, quindi che hanno sbagliato. Detto questo, però, mi stupisco moltissimo dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto dell'insulto, dell'aggressione verbale il loro programma politico. Allora io dico, non si può volere dire sul ring e pensare di darle, e ogni tanto se le prendono anche. Beh, allora è questo che non mi piace, non mi piace questa ipocrisia, non mi piace questa falsità, che noi donne di Forza Italia del centro-destra siamo state salutate in tutte le sale, e non ho mai visto nessuno che si strappava il capello, si ciava le vesti per gli insulti sessisti, chiamiamoli come vogliamo. Allora io non partecipo al dibattito delle ipocrisie e de falsità. Questo è il mio punto. Cioè, perché non ci sto. Vediamo, la Santa che condanna il gesto apertamente, senza se e senza ma. Il gesto lo condanno, appunto, perché voglio poi dire però, sbagliato. Poi però, ecco, ma questo... con la stessa forza condanno l'ipocrisia, condanno l'atteggiamento di molti, soprattutto quelli di 5 Stelle, che dell'insulto e dell'aggressione ne hanno fatto un programma politico e adesso vanno a piangere. Mm. E piangessero da un'altra parte. Vedete che il bello di una trasmissione in diretta così, a tutto tondo, perché ecco, questo era un aspetto che nessuno aveva sottolineato, tra altre cose, anche negli interventi che abbiamo sentito, perché quello che dice la Santanchè, abbiamo sentito... è che si guarda il dito ma non la luna, io cerco di guardare la luna. Io in questo caso io accetto questa cosa che dice la Santanchè, perché lo dice dopo aver già condannato il gesto. Dice: premetto che condanno il gesto, però, qui bisogna che le camere non siano più un'osteria. Bisogna smetterla, ecco, di essere ipocriti. Bisogna smetterla di essere falsi ed ipocriti. Lei in questo momento, pensa che ci sia ipocrisia diffusa nelle camere? Ma certo, c'è una falsità assoluta. Ognuno che fa 100 parti in commedia, questi fanno dell'insulto il loro programma e poi vanno a piangere. E non si piange, se si sale sul ring perché hai voluto che tutti mettessero i guantoni, le prendi e le dai e stai in silenzio. Allora io dico questo, a me piacerebbe un comportamento molto più consono dalle istituzioni, perché quando io entro nel Parlamento italiano la sacralità del luogo, quindi sarei contenta che ci fosse tutta un'atmosfera più fair, che ci fosse un linguaggio altro, ma le mammucole non mi piacciono. A parlare chiaro si va. Questo è il pensiero della Santanchè. Se vuole aggiungere qualcosa posso anche non fare domanda. Ho detto tutto. Mi pare che comunque oggi in effetti, quando ci siamo sentiti, perché noi invitiamo le persone prima della trasmissione, ho detto: caro Fedeli, io dirò delle cose fuori dal coro, e ha detto delle cose fuori dal coro, devo dire, però apprezzabili. Ha detto sempre delle cose fuori dal coro. Devo dire che devo dire che la Santa anche su queste cose fa il paio un po', mi passi il termine, nel suo mondo, nel centrodestra. Un altro che c'ha un po' il carattere della Santa anche è anche la Alessandra Mussolini, perché anche lei, insomma, quando adesso è un periodo che è silente, non partecipa alle trasmissioni, chissà, dovremmo andare a scoprire perché. Onorevole Santa anche, grazie. E buon lavoro. Allora, come vedete, ecco, questo è il fil rouge che poi tiene unito tutto quanto. Io vorrei però, certo, non, io posso anche concordare una parte con la Santanchè, ma non concordo col secondo intervento, con Danna, perché Danna è dopo, l'ho visto bene, l'ha ripetuto più volte con le mani, cioè, e poi faceva con il dito indice, indicava una persona. Ecco, quello naturalmente non potremmo mai sapere chi è, perché a questo punto era una persona di fronte. Allora, io intanto, prima di passare, diciamo, a quello che potrebbe essere un altro intervento, che è quello di Alberto Airola, prima di lui vorrei sentire, perché ho detto che tutti i partiti hanno partecipato, un esponente della Lega. Allora, la Lega non è ancora pervenuto, bene, dice la Lega non pervenuta, andiamo avanti. Abbiamo già Airola, ma Airola è un intervento di 2 minuti abbondanti e noi lo ascoltiamo. Airola, se non mi ricordo male, del 5 Stelle anche lui? Sì, perfetto. Allora, Alberto Airola, 2 minuti.
Nel corso della stessa seduta si sono verificati fatti specifici di inaccettabile gravità che hanno offeso la dignità di persone e istituzioni, minato l'autorevolezza e la credibilità dell'intera Assemblea, proprio nel momento in cui i lavori si concentravano su uno dei temi più alti e significativi dell'attività parlamentare, qual è la riforma della Costituzione. Ingiustizia è fatta su tutti i fronti, primo perché la mia giornata è puramente pretestuosa, è una rappresaglia basata su un mio comportamento poco corretto rispetto alla segretaria di presidenza che non registrava il mio intervento, e peraltro siccome si era sentito offesa mi ero anche già scusato con lei. Secondo perché 5 giorni a Barani, ad Anna, per un gesto invece di total volgarità e sessismo condannata da tutti bipartisan, mi sembra una pena ridicola, visto che il massimo è 10 giorni, potevano dargli 10 giorni, ma evidentemente interessa a sempre di più avere i verdiniani che vadano a votare le riforme piuttosto che lasciarli a casa e magari giocarsele su questo punto. Questo parlamento di eccessi istituzionali da parte di come quelli che ha fatto Grasso e altro, la Finocchiaro, non li ha mai visti. Non si è mai vista una legge elettorale incardinata senza aver finito il lavoro in commissione, è incostituzionale. Non si è mai vista una fiducia su una legge elettorale data dal Parlamento, senza incardinata anch'essa senza aver finito in commissione, non si è mai vista una riforma costituzionale incardinata in aula senza aver finito il lavoro in commissione. Io penso che la Repubblica di questi scempi non ne abbia mai visto. Forse sarebbe meglio che i cittadini italiani fossero informati su questo e potrebbero trarre le loro conclusioni e magari qualche parolaccia scapperebbe anche a loro. Io posso da questo momento ricordare molte cose, non sarà consentita alcuna deroga ai principi di correttezza dovuti al Senato e a ciascuno dei suoi componenti. Io non ho paura né di Grasso né di farmi espellere dall'aula. Cercherò di non dargli nessun appiglio, ma se se li inventano è chiaro che possiamo anche assistere a tutti. Io combatterò fino alla fine perché questa riforma è una vergogna, è uno scippo della democrazia in questo paese. Bene, eccoci ancora qua. Devo dire che il montaggio vi fa proprio capire come è stato posto l'intervento del senatore e la controbattuta del presidente Grasso. Sembrerebbe quasi che sono stati messi uno davanti all'altro e sarà interessante proprio il giochino di leggere i labiali, perché questa cosa cominceremo forse a farla proprio di routine, magari una volta a settimana. Facciamo dei collage per sapere e per sentire quello che si dicono quando sono uno vicino all'altro, fuori dal microfono evidentemente, perché alle Camere, evidentemente sia al Senato che alla Camera, quando si parla al microfono si sente e viene tutto registrato, quando stai fuori dal microfono evidentemente non si sente, non rimane traccia. Invece in questo modo noi riusciamo, come dire, a sapere un po' di cose che succedono tra un banco e l'altro. Allora, abbiamo fatto sentire l'intervento di un maschietto. Noi avevamo detto che oggi avremmo fatto parlare solamente le donne, quindi continuiamo sulle donne. Vediamo, abbiamo già pronto un altro contributo, vediamo un po', e stanno vedendo di entrare in contatto con la senatrice Blundo, Enza Blundo, che peraltro era seduto proprio due posti più in là, guardando, diciamo, l'emiciclo, Barbara Lezzi, una senatrice, e poi c'era la Enza Blundo, quindi era proprio lì in prima fila, nella stessa fila quando si è verificato la faccenda. Evidentemente abbiamo dato vari riscontri, avete sentito quello che ha detto la Puppato del PD, abbiamo sentito quello che ha detto la Santanchè, che ha colto un altro aspetto, evidentemente quando tocca, insomma, a Roma si dice qua, a chi tocca non si ingrugna, mi si passi il termine. Abbiamo già la Enza Blundo in linea, che salutiamo, benvenuta in trasmissione, senatrice. Grazie. Guardi, noi abbiamo, le diciamo una cosa che siamo riusciti a fare, la persona che l'ha chiamata ha avuto una bella idea, abbiamo un amico che è sordomuto, questa volta la sfortuna, la disgrazia è stata per noi una fortuna, perché gli abbiamo messo davanti le immagini che sono corse durante tutta la giornata di ieri, e lui praticamente ci ha scritto tutte le cose che vedeva leggendo i labiali, quindi sappiamo che cosa ha detto Verdini, che cosa ha detto Aracri, che cosa ha detto
il ministro Boschi, per esempio, che però non ha ripetuto al microfono. Quindi dobbiamo prima chiedere se questa cosa la possiamo dire al nostro legale, e dopodiché faremo un'altra puntata raccontando tutto quello che non è stato detto e che nessuno ha capito, perché magari nessuno ha pensato di fare una cosa del genere. E sai una cosa, senatrice Blundo? Abbiamo capito perché i giocatori in campo, quando giocano a pallone, si mettono la mano davanti alla bocca, perché dicono delle cose evidentemente che col labiale possono essere lette. Allora, io so che lei non ha bisogno del labiale, non ci è piaciuto Barani, non ci è piaciuto soprattutto Danna, perché dopo Barani, che ha tentato disperatamente di scusarsi arrampicandosi su tutti gli specchi che gli capitavano, invece Danna, in modo reiterato, prima la Santanchè ha fatto una battuta, ha detto non voglio che ci si nasconda dietro a un dito, la luna è un dito. Lì magari Danna proprio non solo un dito, ma tutte e due le mani, e non ha indicato la luna, ha indicato proprio una sorta di Paesi Bassi, lei mi capisce, non voglio scadere nel turpiloquio. 5 giorni mi sono sembrati un po' poco, sono stato un po' lungo, ma adesso le lascio la parola, vorrei sapere che cosa ne pensa lei. Enza Bruno, allora, dei 5 Stelle. Prego. Sì, grazie. Allora, innanzitutto io ho notato questa volgarità che in realtà ha messo in luce quello che è il livello di persone che stanno all'interno del Parlamento, che brutta e che dovrebbero occuparsi di rivedere la Costituzione. Quindi già questo per me è stato tante, che ha dimostrato in che condizioni stiamo mettendo avanti alla nostra Costituzione. La cosa grave è che questo gesto non è stato sanzionato neppure sul momento, perché il presidente Grasso rideva di ciò che stava accadendo. No, posso interromperla? Posso interromperla? Io non voglio spendere parole, perché la Blundo sa benissimo dirsele da sole le cose, non ha problemi. Però a riprova di quello che sta affermando in questo momento, devo dire che il presidente Grasso a un certo punto ha detto, vabbè, ha chiesto scusa, si è scusato, non vi basta, cosa volete? Volete la sua testa? Cioè, io lì non ho capito bene. Quello che si è notato è che non solo c'è un degrado morale, ma quello credo che è evidente, perché si è manifestato più volte, c'è un degrado morale, e non è il 5 Stelle ad avere il degrado morale, perché noi siamo lì soltanto a proteggere e a fare da baluardo a delle esagerazioni. Però le dico anche le cose scomode. La Santanchè ha detto senza mezzi termini 20 secondi fa che anche voi avete un frasario, le parolacce e quant'altro, e quando vi tocca non ha detto proprio vi sta bene, ma insomma ci dovete stare, ecco, ha detto Daniela Santanchè. Quindi non so se vuole affidargli una risposta. Allora, è vero che si è degenerato il linguaggio, un po' a tutti i livelli, però bisogna tenere presente anche una cosa. Un momento particolare. Che, ripeto, noi stiamo tentando di salvaguardare la nostra Costituzione, di salvaguardare i diritti democratici del Paese. È una Costituzione ha senso in quanto tutela la democrazia di un paese, e lo stiamo facendo mentre non rispettano neppure i regolamenti, quindi non ci consentono neppure di poter utilizzare i regolamenti per poterlo fare, se mi spiego. E il nostro agire in maniera non del tutto magari lineare, corretta, perché qualcuno di noi ha usato dei termini pesanti nel momento in cui si era sentito però non rispettato, messo alle strette, non aveva nessuna possibilità di entrare in dialogo, ma perché già il numero esorbitante di emendamenti che ha presentato la Lega non ha fatto altro che dare una possibilità a questo governo di chiudere ancora di più il dibattito e la
il confronto e la possibilità di... Quindi è stato controproducente, ora, insomma, quella massa di... A mio avviso, assolutamente sì. Mm-hmm. E tant'è che ancora oggi si è verificato, quando non c'è neanche retta sugli emendamenti che sono stati estrapolati e messi nel fascicolo elettronico degli emendamenti restanti, di quella esorbitante quantità che non era quello, cioè bisogna lavorare nel merito, noi abbiamo preso un numero adeguato, dare i giusti correttivi a questa riforma. Però ci tengo a dire che noi, quando esageriamo, è perché non veniamo rispettati. Quando io sono scesa dal mio posto, e non lo faccio solitamente, l'ho fatto in quell'occasione per lo Sblocca Italia, sono scesa e ho tentato insieme ad altri di mettermi lì e cercare di far capire che stavano agendo in maniera non corretta, incontrollata, passando al voto, passando al voto, alla fiducia, quando era stato discusso il fatto di non procedere agli articoli ed era stato invece impedito il voto su questa discussione, cosa assolutamente irregolare. Ma... ecco, io sono scesa. Ebbene, io sono scesa, ho preso 10 giorni di sospensione. Ah, 10? Neanche 5? 10. Ecco, Varani, allora, 5 per Danna. Aver oltre... Beh, Danna 5. Beh, e poi vengono a dire che sono stati provocati? È gravissimo, perché nessuna delle nostre si è permessa di fare allusioni sessuali in aula. Allora, nessuna, guardi, delle due. La voglio buttare un po'. Non c'è verità in questo. Senatrice. E un'ultima cosa. Non anche in questo caso, la contestazione che stavano facendo la Taverna, la Donno, la Lecci, e che stavamo facendo un po' in generale tutti, era che si era dato la possibilità di fare un intervento di fine seduta durante le dichiarazioni di voto, cosa che a noi non è permessa. Guardi, io vorrei sapere da lei adesso, ripeto, siccome abbiamo fatto quella sorta di piccolo giochino e quindi abbiamo delle frasi, delle cose, cioè, lei ha avuto un minuto la Lezzi vicino, com'è rimasta? Cioè, oggi so che volevamo farla intervenire, anche abbiamo parlato anche con la senatrice Blundo, però evidentemente la Lezzi vuole stendere un velo pietoso su questa vicenda e magari non tornarci sopra, ma come le certo, è sembrata? Perché spesso la nostra abitudine mediatica, diciamo così, spesso le vittime diventano quelle più bersagliate. Si rischia poi alla fine, si rischia che alla fine diventano un soggetto. È come la donna, amici, che viene stuprata. Ieri siamo stati a un bel convegno sullo stalking, tra le altre cose, in quel della Sala del Carroccio in Campidoglio. Ve ne racconteremo delle parti magari domani, in intervista anche a chi ha fatto il libro, proprio stalking, e via discorrendo. Devo dire che poi alla fine sì, ma gli ha fatto l'occhio dolce, aveva la gonnina un po' corta, ammiccava, e allora a quel punto si giustifica lo stupratore. Ma dai, cioè, ma veramente stiamo veramente perdendo il lume della ragione. E siccome è successo questo nei media, perché da trasmissioni sono state fatte delle affermazioni in questa linea, loro sono ormai abbastanza zitte e non hanno intenzione di prestare più. Io non me ne sono accorto di questa cosa qua, cioè, addirittura... Ma nella giornata di ieri questa cosa è successa? Perché... ieri e l'altro ieri, perché ci sono state varie affermazioni del tipo che lo sono cercato con altri comportamenti, oppure si è arrivato ad affermare il falso che la Lezzi avesse addirittura provocato un gesto simile prima lei Varani, cioè, ma immaginate, ma chi è che può mai pensare che Barbara Lezzi... No, ma quel tipo di gesto, poi, ragazzi,
chi la conosce. Stiamo parlando di mimare, intanto ormai siamo in una Repubblica libera, stiamo parlando di mimare una fellazio, tanto per intenderci, quindi siamo veramente proprio all'osteria proprio, e poi a questo punto se qualcuno comincia a urlare porco, maiale o via di questo genere, insomma evidentemente, qui adesso si dividerà la stampa. Evidentemente è una reazione, e invece qui a capovolte hanno fatto pensare che il gesto eventuale di Barani e di Danna erano reazioni, quindi si è capovolta la verità. Guardi, io a riprova di questo ho citato, e la ringrazio onorevole senatrice Blundo, ho citato come ci sia stato un tutto tondo di reazioni e anche, devo dire, anche di altri partiti evidentemente, quindi su questa cosa non mi dispiace, ma non ci cadiamo, noi non facciamo i buonisti, noi diciamo pane al pane e vino al vino, poi ringraziamo Dio siamo un'emittente libera, ho un direttore Luzzi che mi permette di parlare e permette di dire le cose che pensa Robin Hood, non abbiamo peli sulla lingua, e per noi evidentemente ho visto anche qualche maschietto senatore che si lanciava per dirgliene quattro o dargliene, non vorrei sbagliare la vocale, e quattro a qualcuno, cioè, però a questo punto dico è bella anche così l'informazione, le radio libere servono proprio per questo, perché sono libere. Io ringrazio la nostra, ormai posso dire nostra perché è una nostra testimonial della trasmissione, senatrice Enza Blundo, e tra le altre cose la saluto mentre mandiamo in onda la riprova di quello che dicevamo, l'intervento 16 secondi della Erika Stefani della Lega, che anche lei mi è sembrata molto molto appassionata ed arrabbiata. Grazie senatrice Blundo. Grazie a voi e grazie a Carri Liberi. Allora andiamo avanti, Antonio, mandiamo un po' questi 16 secondi della Erika Stefani della Lega. Che ha fatto il senatore Barani, che ho visto, non offende solo la senatrice Lezzi, ma offende tutte le donne che ci sono qui dentro. E io vorrei vedere però un moto di orgoglio da parte di tutti i gruppi. Passiamo. Ragazzi, dice proprio chiaro e tondo, qui non c'è bisogno del labiale. L'ho visto, quindi a questo punto vorrei sapere, ma caro presidente Grasso, cioè, che cosa bisogna fare per dare 10 giorni di sospensione a questo punto? Dare 30 frustate, non lo so. E cioè, perché dice ha chiesto scusa che cosa volete la testa di Barani? Dopodiché, guardate, non so se oggi manderemo, perché siamo arrivati ormai verso la fine della trasmissione, ho ancora un ospite da chiamare in onda e speriamo di poter mettere in collegamento tra breve. Però posso dire, ce n'erano ancora due, non so se gliela facciamo mandare o tutto, perché uno era quello della Presidente della Commissione Giustizia, la Donatella Ferranti, e l'altro poteva essere il senatore Francesco Aracri, che era proprio lì a un passo, e mi piacerebbe sapere cosa pensava, perché Francesco Aracri, mentre succedeva tutto questo bailam, si trovava in piedi con la sua cravattina rossa vicino a Verdini e dialogava e dissertava, chissà che magari che cosa gli ha detto Verdini, voglio sperare che Verdini gli abbia detto ma guarda sti scemi come si comportano e via discorrendo. Beh, io non credo di meritare una querela perché ho detto guarda sti scemi, non l'ho riferita a nessuno, e fate voi, vi riguardatevi le immagini e capirete magari verso chi poteva essere rivolto. Allora, abbiamo sentito quindi anche l'intervento della Lega, quindi abbiamo visto i 5 Stelle, il PD, la Lega, Forza Italia, quindi è stata una condanna generale, e adesso vediamo, perché è una trasmissione che abbiamo realizzato in divenendo, abbiamo ancora due ospiti che dovrebbero entrare, vediamo quale dei due arriva per primo, e devo dire che in effetti quello che ricordava poco fa anche la senatrice Blundo, ma soprattutto quello che ha detto prima la Puppato, la onorevole Laura Puppato,
guardate che Laura Puppato è una di territorio, è una tosta, cioè, sentirsi dire dalla Puppato che è rimasta basita mi pare che sia tutto dire. Abbiamo dato proprio un cerchio totale dei vari interventi e devo dire che abbiamo cercato di cogliere tutti gli aspetti, perché ne abbiamo colti alcuni che non avevamo capito, che ci ha fatto capire la Santanchè, altri della Blundo dei 5 Stelle, poi abbiamo sentito tutti gli altri interventi degli altri partiti, abbiamo sentito la Erika Stefani della Lega. Io però una cosa vorrei sapere, mi piacerebbe, anzi credo proprio che l'ospite che abbiamo in onda, che è la Donatella Ferranti, vediamo se è in linea. Pronto Presidente, buongiorno, benvenuta in trasmissione. Ah sì. Ah, ci siamo, perfetto. Noi abbiamo all'inizio della trasmissione, Presidente Ferranti, annunciato una sorta di giochino che abbiamo fatto, perché abbiamo un amico della nostra redazione che per nostra fortuna, per sua sfortuna, è sordomuto, quindi, però lui è gioviale, simpatico, un allegro. E praticamente ci ha detto, abbiamo fatto vedere tutte le immagini, tutte le cose che sono successe in aula, e quindi sappiamo quello che ha detto Tizio a Caio a Sempronio, perché fuori dal microfono e naturalmente senza audio, perché lui l'ha letto sul labiale, quindi ne sappiamo veramente, ci sono delle cose anche carine. Però c'è una cosa che vorremmo sapere, non l'ha detto nessuno, ma queste cose succedono in aula, si possono anche capire, ma se succedono fuori dell'aula, che cosa va avanti? Perché lì c'è l'immunità parlamentare, ma vanno avanti le querele? Come funziona? Perché insomma non sono carine. Presidente Ferranti. Io guardi, devo dire che francamente non mi piace tanto intervenire su questo tema, perché posso testimoniarlo, perché me l'ha detto, è stato proprio anche fuori trasmissione. Sì, è vero. Credo che più se ne parla. No, ma non parliamone più. Presidente, non ne parliamo più di questa cosa. Non ne parliamo più. Però io penso questo, che in realtà i costituenti, i nostri grandi costituenti, quando hanno previsto che i membri del Parlamento non rispondono penalmente, anche penalmente, civilmente, delle opinioni, dei voti, delle opinioni espresse, quindi parliamo anche di una critica aspra, veemente, insomma di toni no, alti, anche di dibattito della politica, aveva previsto una figura diversa di parlamentare, cioè era a tutela delle opinioni proprio del Parlamento, del parlamentare, quindi della libera espressione, della manifestazione del pensiero, in quanto il parlamentare ovviamente deputato, il senatore rappresenta il popolo, quindi la più alta rappresentazione della vita democratica. Quella è la tutela, quindi l'immunità che viene concessa al parlamentare, che è anche un pubblico ufficiale, no? Quindi pensiamo a quindi solo in quel contesto. Ora questo degradare del linguaggio, questo esorbitare del linguaggio, dei gesti, a mio avviso sta proprio fuori anche di quello che è quello che voleva essere questo modo di tutelare l'espressione massima della vita democratica. Io personalmente in questa esperienza parlamentare ho vissuto un'escalation di utilizzo di metodi, di sistemi, di espressioni, anche le parole, perché questa volta c'è stato l'uso di espressioni o di gesti sessisti, sì. Altre volte ci sono espressioni che ladro o altro espressione che non sempre sono appropriate, no? Perché se tu io a te ti dico ladro, vuol dire che in qualche modo diciamo, ma se me lo dice a me io la querelo, un tu impersonale, cioè nel senso, sì, è una battuta scherzosa la mia, no? Sì, se io dico ad una persona ladro, no, devo avere almeno no, un momento, un indizio, un qualcosa, cioè mi stai rubando una cosa, ti dico ladro. Invece in Parlamento io ho notato quindi toni che forse a volte, ma non solo in Parlamento, queste volte anche nei talk show, cioè si va oltre la sfera del legittimo. È vero. E questo sta dando la mia preoccupazione, più, non solo come parlamentare, ma come anche persona, come madre, come persona che ha fatto parte delle istituzioni, è che si dà un esempio,
un esempio alle persone normali, ai giovani, agli studenti. Noi pensiamo che uno studente, no, dentro un'aula, diciamo, faccia quello che dica o faccia quello che fa un parlamentare in alcune sue manifestazioni ad enormi, no? Sarebbe espulso, a parte le querelle, ma noi parliamo, oppure una persona in un luogo di lavoro sarebbe sanzionato disciplinarmente. Allora io credo che diciamo, c'è la guardate che quello che sta dicendo la Ferratti sta sotto gli occhi di tutti, la vita comune, il vissuto naturale, cioè a scuola se una persona dice una parolaccia, una cosa, e ti dice vai fuori dall'aula e poi magari arriva la sanzione, cioè ha ragione la Ferratti. Guardate, non è soltanto, ora è vero che è stato sanzionato il Barani, il danno della situazione su questa cosa volta, io... l'altra volta sono stati quando sono stati sanzionati, per cui non parliamo anche di affermazioni sessiste che sono state svolte svolte anche nei confronti della Presidente del Brinic, svolte, no, anche da chi adesso si lamenta, i deputati del PD della Commissione Giustizia che sono stati apostrofati nella mia commissione, nella mia questione, e sono stati apostrofati proprio con analoghe affermazioni, non voglio ripetere, da un deputato dei 5 Stelle presente in Commissione Giustizia. Questo è successo, diciamo, due anni fa, all'inizio di questa legislatura. Quindi io auspico che ci sia un atteggiamento molto rigoroso degli uffici di presidenza e le Camere del Senato, perché quella immunità non è un privilegio del deputato, ma è uno strumento che la Costituzione gli ha dato per tutelare quello che cos'è la sua funzione. Perfetto. La sua funzione parlamentare. Due, che ci sia anche, magari ognuno di noi, ma mi ci metto anche io, anche se non ho mai esercitato, mai detto nulla che non sia di particolarmente rispettoso, diciamo, nei confronti delle persone. Chi conosce la Ferranti, ci voglio mettere anche io dicendo, forse è il caso che ognuno di noi, di qualsiasi forza politica, di qualsiasi gruppo parlamentare, ogni tanto rifletta su dove sta, quale incarico ricopre, che cosa sta svolgendo. L'esempio che potrebbe dare sbagliato, giustamente. Perché io penso sempre all'esempio dei nostri giovani, certo, poi non ci lamentiamo se i giovani o magari hanno un linguaggio che non ci piace a volte, quando ci sono delle manifestazioni pubbliche dove personaggi di alto rilievo pubblico. Guardi Presidente, è stata di una chiarezza proprio estrema, perché è il messaggio che volevamo che lei portasse al microfono, proprio, e questo alla nostra antenna era proprio quello, avermene data la possibilità, era proprio quello che ripeto spesso, era proprio quello, magari da sola. Guardi, era proprio quello che ci aspettavamo, Presidente, forse anche il motivo per cui la Presidente Ferratti a volte, come ha fatto prima la Puppato che stava facendo la commissione sulla Volkswagen, parleremo la settimana prossima di questa cosa, noi ne parliamo sempre a mente fredda, abbiamo detto. Ebbene, questo è uno dei motivi per cui è uno degli ospiti che ci piace contattare nel nostro programma, anzi la ringraziamo per la fiducia che ci dà. Vi ricordo, amici radioascoltatori, che a Robin Hood si va in diretta, quindi si può dire qualsiasi cosa, e noi non siamo quelli che fanno le trappole dicendo, facendo vedere, facendo le imitazioni che non ci piace, perché anche noi potremmo farle di quelle cose là, fare le imitazioni e far cadere l'ospite, non va bene. Grazie Presidente Ferranti, grazie a voi, ci continui a volere bene. Allora, siamo arrivati proprio alla fine della trasmissione, allora vorrei a questo punto, se me ne danno la possibilità di questi 3 minuti, mi fanno cenno di sì. Dunque, io so che c'è già un ospite in linea, è un socialista, però vi voglio far sentire un intervento che c'è stato proprio ieri in aula, dura 40 secondi, è della senatrice Bonfrisco, se non ricordo male, vado a spanne, vediamo un po' se è giusto, sì, esatto, Cinzia Bonfrisco, che è esponente dei Conservatori e Riformisti, probabilmente ha una matrice socialista, perché sentite come si rivolge a Barani, che ostenta un grande garofano rosso nella tasca della giacca. Andiamo Antonio. Questo non diventerà un bivacco, Presidente, non potrà diventare un bivacco, questa resta un'aula parlamentare. Io prego il senatore
questo gesto inqualificabile e di togliersi quel garofano che porta impropriamente nella tasca, perché fa rivoltare nella tomba i socialisti morti per la libertà di questo paese. Togliti quel garofano, che sei un pagliaccio! Dico più chiari di così si muore. Allora, il socialista che ho a disposizione subito al volo, devo dire, Donato Robilotta, benvenuto in trasmissione, Donato, è un po' che non ci sentiamo. Eccomi. Allora, sei sempre un socialista, Robilotta? Certo. Allora, hai sentito come si è riferito? Perché la presidente Emilia e la presidente Bonfrisco siamo della stessa generazione. La conosci? Eravamo insieme nella federazione giovanile. Ah, ecco, neanche, giuro che non lo sapevamo, però con Robilotta di queste sorprese. Allora, ecco perché abbiamo capito perché si è rivolta in questo: togli quel garofano, sei un pagliaccio, perché fai offesa ai socialisti morti per la libertà. Ah, mappa, ma merita un commento, Robilotta. Io sottoscrivo quello che ha detto la Bonfrisco. Ma anche l'altro sarà un socio. Perché porta questo garofano, che lo stenta così sempre sto garofano? Per far vedere che era craxiano, fare quel gesto, fare quegli interventi in un'aula del Senato è poco educativo, anche per poco educativo per i cittadini, anche poco rispettoso delle donne, e poco rispettoso della storia socialista che poi uno si vuole rappresentare. I socialisti hanno scritto delle pagine. Insomma, credo che la cosa più efficace della Bonfrisco è quando gli dici togliti quel garofano, perché insomma i nostri si rivolgono alla tomba. Gli ha dato proprio del pagliaccio, cioè non è che ci ha girato intorno all'osso, intanto per intendere. Io devo dire una cosa, che su questo faccio il paio con Donato Robilotta, perché insomma ha definito craxiano, no? Ostenta la sua essere craxiano, questo Barani. Però le posso dire una cosa, direttore? Prego. Insomma, purtroppo, per fortuna, conosco la nostra storia come pochi altri. Negli anni in cui bisognava essere amici di Craxi, il Barani stava con lo stia a sinistra fino al 1999, quindi oltre Mani Pulite, 92-94. Lui è venuto nel nuovo PSI, dove c'ero io, accolto a braccio aperte da noi, nel 1999. Mi sfugge il significato. Credo che è diventato un craxiano dopo. Ah, ecco, non avevo capito. Non quindi durante gli anni in cui bisognava esserlo, capito? Come i tanti renziani che ci sono adesso, dice lei, giustamente. Quando fosse convenivo, perché ci avvicinavamo a Forza Italia, a Berlusconi, a qualche seggio fosse convenivo mostrare questa craxianità. Ho capito. Ecco, questo è uno dei motivi, sto concludendo proprio perché sto per andare in sigla, per cui spesso io, così, magari senza averlo in scaletta, chiamo Donato Robilotta perché ti dice quelle chicche proprio di vita vissuta che nessuno potrebbe mai raccontare. Quindi Barani, quella Bonfrisco, la Bonfrisco aveva tutte le ragioni magari a dirgli togli di quel garofano. Brava Cinzia. Allora gli facciamo arrivare a questi tre volte brava Cinzia. Devo dire una cosa e chiudo veramente, perché vedo la sigla che sta andando su. Peraltro, Craxi non avrebbe mai offeso una donna. Craxi le donne, devo dire che era un cultore delle donne in tutti i sensi, devo dire, proprio. Era una persona educata. E soprattutto gli piacevano le donne, possiamo dire anche questo. Bene, concludiamo. Grazie a Donato Robilotta. Noi concludiamo questa trasmissione di oggi. C'erano alcuni temi, ma evidentemente saranno patrimonio di giovedì. Per adesso un forte saluto, Robin Hood vi lascia con un caldo abbraccio, è tutto, Antonio, manca solo la sigla, ciao a tutti!